Benvenuti a Singapore, tappa del 14° round del campionato di Formula 1. Siamo con la Toro Rosso di Nicola Catena, pilota numero 8, che adesso andremo a inquadrare on board per illustrare questo magnifico ma difficile tracciato. Si arriva in curva 1, DRS aperto, ottava marcia, si frena più o meno sui 90-80 metri, si inserisce la quarta per poi affrontare curva 2 e curva 3. Curva 3 in terza marcia si usa quasi tutta la pista. Poi gira curva a sinistra che porta la curva 4 a destra, la quale inserisce in un lungo rettilineo, il più lungo del tracciato. Curva 5 che si affronta ovviamente in pieno zona DRS, questo è il punto di sorpasso principale. Si arriva alla conclusione del primo settore, inizia il secondo, si frena 100 metri, curva 6, poi curva 7, due curve a 90 gradi, circuito ricco di curve ad angolo retto, qua si va quasi a prendere il cordolo. Nicola Catena è stato molto aggressivo. Curva 8, qui il muro esterno tende ad ingannare i piloti, rettilineo di nuovo verso curva 9 e 10, curve che sono state modificate nel corso degli anni per ben 3 volte. Curva 10 molto difficile, non bisogna andare troppo aggressivi sul cordolo per non compromettere la stabilità della macchina. Poi si arriva al tornante di curva 13, le mani che si incrociano e si va in direzione conclusione del secondo settore, inizio terzo, lungo rettilineo. Questo è un altro punto di sorpasso importante per i piloti, qua belli aggressivi sul cordolo, si può sfruttare quasi tutta la pista, non troppo perché la direzione gara dà avviso. Si entra nell'ultimo settore, il settore dello stadio, destra, ancora sinistra, quella macchina deve essere precisa in inserimento e stabile in percorrenza. Questa forse è la frenata più difficile, si frena con il volante girato, attenzione sotto il ponte al muro esterno. Poi le ultime quattro curve, destra, sinistra, ancora a toccare i cordoli per sfruttare ogni metro, centimetro, millimetro della pista. Poi le ultime due curve che in qualifica con le migliori vetture si affrontano in pieno. Questo è il giro di dall'onboard di Nicola Catena. Un saluto da Matteo Pittaccio, da Lorenzo Brolli, che vi ringraziamo per i quota 300 iscritti raggiunti. Ciao ragazzi, ci vediamo questa sera in telecronaca.